che abbiamo insegnato a tanti anziani. Sono stati presentati al Don Orione due eventi che avranno luogo il 31 maggio al mattino e al pomeriggio. Si tratta di un evento a conclusione di lungo percorso compiuto dall'Ausermark in merito a tutte le trasformazioni che sta subendo il terzo settore per quanto riguarda la nuova legislazione. E soprattutto si tratta di istituire un percorso in rete, quindi unire tutte le associazioni per mettere insieme progetti, risorse e desideri. Ci parli di queste due iniziative che si svolgono il 31 maggio. Sono iniziative che concludono un percorso iniziato a giugno dell'anno scorso all'interno di un progetto regionale Viridee, Visione, Resilienza ed Idee, che è finanziato da Regione Marche con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lo scopo di costruire competenze per il terzo settore e rendere il terzo settore sempre più resiliente e capace di affrontare le sfide adulti, bambini, anziani, con problemi di fragilità, ma anche con bisogni, per esempio, di superare anche purtroppo le conseguenze del Covid. E quali sono allora le associazioni che hanno aderito al patto? Allora, sono le associazioni territoriali di Auser, Anteas, Acli, Centro di Solidarietà Marche Sud, Lega Ambiente Fano, Labirinto Cooperativa Sociale, Università di Urbino e Accademia delle Belle Arti di Urbino. Nel pomeriggio invece viene organizzato un convegno. Il convegno del pomeriggio è sui patti educativi territoriali. Perché? Perché sempre in questo percorso che cosa abbiamo capito? Che la cosa importante per aiutare i cittadini è aiutarli soprattutto nella loro condizione di povertà educativa, di anche analfabetismo di ritorno. Noi come rete ci proponiamo alle scuole dicendo: noi siamo pronti, noi siamo già in rete, abbiamo tante cose da offrire. Ecco, noi pensiamo che potremmo essere un grande motore a supporto delle scuole. Le ACLI hanno aderito a questo patto con una finalità: quello di mettere assieme le proprie competenze, le proprie reti, anche l'oratorio Don Orione, che è un oratorio affiliato alla nostra associazione, e metterle a disposizione di un progetto in cui le altre organizzazioni, insieme all'Auser che è capofila, hanno come obiettivo dell'amministrazione condivisa e come obiettivo dell'applicazione della riforma del terzo settore.